will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated, oh. Jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible. Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati amici di Radio Carro, eh? Tutto bene ragazzi? Qua così e così. Allora, io faccio soltanto un piccolissimo intervento di qualche minuto appena, perché dopo c'è Dorina Over che ha preparato un file bellissimo, che sono anche molto curioso di ascoltare e ho deciso di ascoltarlo in diretta che non invece di ascoltarmelo prima, di metterlo su. E quindi me l'ascolterò appunto insieme a voi, ma voglio soltanto fare un piccolo saluto, perché oggi è una giornata un po' speciale, un po' particolare, ed è anche stato un membro della radio, ha partecipato due volte da noi nella nostra radio, ha fatto una diretta, una serata con noi. Sto parlando di mio cugino, di Sergio, il quale quest'anno compie gli anni, cioè quest'anno gli anni. Quest'oggi compie gli anni, e quindi gli facciamo noi, veramente tutti noi di Radio Carro, ma soprattutto ecco da parte mia un grande, grandissimo augurio di compleanno. Buon compleanno Sergio! Ed appunto, prima di cedere la linea over, ecco, utilizzo in questo caso la radio per uso privato, ed dico a Sergio che vorrei sentirti questa sera, vediamo se ci riusciamo a sentire privatamente questa sera, che un po' di cose sinceramente da raccontarti, Per il resto ragazzi, tutto a posto, le novità sono tante, so che Over parlerà di un argomento molto delicato, un argomento che ci interessa a tutti, ma anche a me personalmente mi interessa, ed magari forse domani, se magari un pochino di tempo, forse in mattinata, tutto al più, bisogna vedere un po' di cose, un po' di situazione, forse magari posso fare un intervento, anche io, proprio di risposta, diciamo, al file che Over ha preparato proprio oggi. Un saluto a tutti, buona serata a tutti quanti, cedo subito la linea ad Over che scalpita dall'altra linea, ed niente ragazzi, buona serata, ciao a tutti! Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Allora, oggi di cosa parliamo? Cioè, da incazzarsi sulla pro... Incazzarsi perché? Perché questo è il modo in cui la penso io, no? Parliamo un po' di questa Ucraina qua. Tutti cosa vogliamo? La pace. Ovviamente, vedi le immagini di cosa succede, paesi devastati, chiamiamoli paesotti devastati, gente che ormai stanno vivendo come i primitivi, no? Nelle grotte, senza acqua, senza luce, senza gas, si scaldano con i legnetti che trovano in giro, se hanno la fortuna di trovarli. Mangiano se arrivano gli aiuti, perché alla fine è questo, cioè, quindi è una nazione veramente devastata. Invece di portare, io dico maledetto Zelensky, te e le tue idee folli, e questo me ne prendo tutte le responsabilità di quello che sto dicendo, levati via dalla quella cazzo di testa, che tu sarai l'unico, a differenza di Napoleone e di Adolfino, di andare e vincere una guerra contro la Russia. Non ce l'hanno fatta loro, non ce la farei neanche te, quindi levati via sta cosa
che continui a dire noi vinceremo, noi faremo. No, tu non stai vincendo un bene, tu sei solo e unicamente il pupazzo, il burattino dei colonizzatori americani. E basta. Questo, vi ripeto, questo è il mio pensiero. Adesso la cosa più brutta cos'è? Se vogliamo la pace, dobbiamo andare lì, insistere, cercare delle soluzioni tra lui e Putin, tavoli, facciamo tavoli, ma facciamo anche le tavolate, ma non mi interessa. Non, però una soluzione a questa popolazione dobbiamo trovarla, non dobbiamo trovare scuse da parte di altri per inasprire di nuovo questa situazione. Stanno facendo l'esatto contrario. Adesso la Germania ha dato carri armati, cos'è? L'Inghilterra ha dato carri armati, la stessa America ha dato carri armati. Ma come fai? Come? Così li mettiamo davanti, come una volta si diceva, mettiamo i fiori sui cannoni? Eh? Non credo, gli danno dei bei proiettili. Addirittura, questo è, li stiamo addestrando in una caserma in Italia, stanno addestrando i carristi ucraini. La stessa cosa sta facendo la Germania, la stessa cosa sta facendo la Francia. Ma io dico, ma siamo andati fuori di testa? Ma stiamo andando fuori di testa? La pace, non la guerra, Dio denaro. Ma perché l'America non si va a combattere le sue guerre a casa sua? A casa sua, fanno di nuovo nord contro sud, ma a casa loro, basta rompere le palle in giro per il mondo. Perché tanto alla fine loro dicono di portare la democrazia, di portare le cose, non hanno mai combinato niente. Mai niente. Kuwait cosa hanno fatto? Hanno devastato, ricostruito, zero. Iran, Iraq, cosa hanno fatto? Cazzo, niente. Vietnam, uguale. Ma no, fatti le guerre a casa tua, no? Ma noi perché ancora gli permettiamo questo? Questi arrivano, scusate la parola, e ci stanno cagando in casa. Ci stanno cagando in casa. Vabbè, a parte quello, io dico, ma l'Italia ha una grande azienda. Adesso arrivo. Ho conosciuto un ragazzo che ha lavorato in Leonardo alla Spezia. La Spezia, cantieri navali. Questo ragazzo qua era per lavoro, ma praticamente lavora a 300 metri dalla Leonardo. Finiscono la mura della Leonardo e c'è questa azienda qua dove io vado abitualmente per lavoro. E mi diceva, ma adesso fa, l'Italia ha comprato i carri armati dalla non so da dove, da un paese, non so se dalla Norvegia, non dalla Danimarca, dal Belgio, non lo so, ma comunque mi fa, ma tu devi sapere invece che la Leonardo ha già progettato e lui ne ha visti i disegni e anche c'è non so dove un prototipo della Leonardo di questo, che poi non viene chiamato carro armato ma viene definito veicolo corazzato, ma fa, è di una cosa spettacolare, è di ultima generazione. Cioè praticamente cos'è? La Leonardo costruisce questo veicolo, diciamo la prima parte, la parte diciamo fino a torretta è uguale per tutto. Però cosa succede? Che questo veicolo corazzato, cioè può essere montata un cannone, può essere montato un sistema antimissilistico, può essere montato una... lui dice la struttura è uguale, però le capacità poi di questo veicolo fa solo multiruolo. Addirittura mi diceva un sistema stealth e uno che praticamente tutta la parte diciamo del motore, sapete che c'è il si può individuare con la fonte di calore, hanno trovato un sistema praticamente che questo veicolo tu lo puoi far andare per ore e ore e ore, non viene rilevato dalla sorgente di calore. Cioè quindi è una cosa, mi diceva, è una cosa pazzesca, bellissima. È una cosa bellissima. Fa, noi Italia siamo andati a comprare i carri armati all'estero. Cosa obsoleta, mi fa. Perché sarà un carro, un veicolo blindato, corazzato, minimo avrà 10 anni, obsoleto con la tecnologia. Beh, lui dice, ma perché? La Leonardo è un'azienda pazzesca, mi fa. Fa, a parte quello,
andiamo, mi fa, poi parlando, continuando a parlare di questo carro, di tutta la tecnologia che ha all'interno, una cosa mi fa, una cosa stupenda. La cosa è, fa, beh, poi si è andata a finire a parlare dell'F35, veicolo che viene assemblato, questo viene assemblato a Cameri, però mi fa, guarda che l'F35 alla fine, quando la, l'Italia ha comprato, le, ha dato commessa alla Lockheed Martin per la costruzione e tutto quanto, si parla di 5 anni fa, 6 anni fa. Il problema, mi fa, sai qual è? È che loro non ti danno l'aereo aggiornato a oggi, ti danno, la, ti danno, hai acquistato il velivolo 5 anni fa, te lo danno con la tecnologia di 5 anni fa, vuoi aggiornarlo, paga. Ma quindi quell'aereo è un pozzo senza fondo, e i primi aerei, i primi F-35 serati in Italia potevano solo scattare le foto perché armamento non ne avevano, cioè poteva volare. Allora mi compro un biplano, mi dici, perché? Perché alla fine non era intercettore, non era bombardiere, non era niente, perché noi il sistema dell'aereo non consentiva, con, perché cosa ha fatto Lockheed Martin? Io ti do l'aereo, ok? Ti do con quella tecnologia lì, io non ti do gli aggiornamenti, però ti fa acquisire diciamo il classico missile, ok? Cosa succede? Guarda, te la diamo, ma ci si con questi missili, ok? Io mi compro 50 missili per quel tipo di velivolo, sì. Loro ti rivendono, il problema è quello, che tu li installi, ma lei non può farli partire. Perché? Perché non è, perché l'aggiornamento, i file dell'aggiornamento, tu li devi comprare a parte. Quindi fa, è illogico ciò che ha fatto l'Italia. Un buon velivolo, però mi fa illogico, perché hanno fatto le commesse senza aggiornamenti. A parte quello, la Lockheed Martin dice, non è che un pilota sale, non so, scende da un tornado e sale su un F-35, assolutamente no. Fa tutti dei corsi, mandarli in America, prendere i brevetti. Noi li abbiamo comprati ieri, ma ancora non avevamo i piloti che sapevano guidarli. Mi fa lo stesso aereo di Renzi, fa quello che ha parcheggiato a, infatti lui di queste cose ne sa veramente un pozzo, è un pozzo. Mi dice, come l'aereo che ho comprato Renzi, l'Air Force One italiano, cioè, sapete qual è il problema? Sì, l'abbiamo comprato, però c'è una legge che dice che l'aereo presidenziale deve essere guidato da un pilota dell'aeronautica militare. Non avevamo il pilota con quel brevetto, quindi abbiamo acquisito l'Airbus, questo aereo, però non c'era nessuno che poteva farlo volare. Cioè, assurdo, la stessa cosa che abbiamo fatto con l'F-35. A parte quello, lui dice, già la Francia, in collaborazione, mi ha detto, adesso non mi ricordo, mi sembra altri due stati, sanno già praticamente, ed è in fase di, non so se di assemblaggio, comunque è già stato, non è più velivolo sperimentale, ma è già praticamente definito il nuovo caccia di sesta o settima generazione. Fa una cosa bellissima, dovrebbe essere, è stato portato come disegno all'ultimo salone dell'aeronautica, un salone internazionale dell'aeronautica, ed è una cosa spaventosa. Allora io dico, abbiamo fatto la stronzata delle F-35, le abbiamo comprate dalla Lockheed Martin, va bene, abbiamo fatto sta stronzata, non siamo andati in collaborazione con la Francia, ennesima stronzata, per l'acquisizione del nuovo caccia di sesta, settima generazione. Io dico, al massimo, ma vai da Leonardo, cioè, abbiamo in casa la Leonardo, dove ha già progettato da 3 anni un nuovo caccia di nuova generazione, che poi mi fa, dice, sono 3 modelli diversi, perché uno è sperimentale, c'è già lo sperimentale dove può diventare intercettore, bombardiere, e quello anche addirittura, quello da, chiamiamolo scuola guida, che la Leonardo mi diceva ogni tre per le nuove commesse dava praticamente questo aereo, che te lo dava subito, cioè il primo aereo che dava di questo ti dava l'aereo scuola guida, perché giustamente lo avrivi, come fai a guidarlo? Se, quindi lui diceva anche sta grande stronzata qua, vabbè, comunque cosa c'è da incazzarsi? Ci dobbiamo incazzare, sì, ci dobbiamo incazzare qua, non, ma sono stanco, credetemi, sono stanco,
di sentire ogni volta, ogni giorno, cazzate di quello che ci viene detto, perché se beh, siamo arrivati a parlare di tanto altro, no? Però alla fine io dico, tutti che dicono, tutti, apri il telegiornale, pace per l'Ucraina, quelli che si mettono in piazza con la V di Vittoria, pace per l'Ucraina, tutte queste grandi, scusatemi, queste sono stronzate, perché come tutto il mondo dice pace per l'Ucraina e noi cosa facciamo? Li riarmiamo meglio di prima, non lo so, è giusto la difesa del territorio, è tutto giusto, per me era giusto all'inizio, adesso no. Mi dispiace, adesso no, non è più ormai andiamo a difendere l'Ucraina, qui è diventato ormai dobbiamo sputtanare Putin, che sono due cose diverse, sono due cose totalmente diverse. Quindi va bene, cambiamo argomento, perché vi ripeto, e per l'ennesima volta tutto ciò che ho detto me ne prendo la completa responsabilità, questo è il mio pensiero. Il mio pensiero sarebbe mandar giù, visto che noi siamo comunità europea, anche questa parola qua mi fa ridere, noi comunità europea, ma quale comunità europea siamo? Che la Francia stampa soldi, cosa che lei ha le colonie, lei si stampa soldi, va bene, stampa soldi, decide lei quanto è il valore, vabbè, ecco, siamo in comunità europea, l'Olanda diventato paradiso fiscale, la Danimarca si fa i cavoli suoi, l'altra vende gas all'Europa, anzi no, dice no, non ve lo vendo, andatevelo a prendere da loro perché io faccio un prezzo diverso. Ma che comunità siamo? Se ti servono soldi, ti chiedono gli interessi, allora me li vado a prendere in Svizzera, mi costano meno. Al tasso di interesse, c'è stato uno che ha detto, guarda che se noi andiamo a prendere i soldi a Bruxelles, che ci fanno dei tassi di interesse, se noi la chiamiamo in Svizzera, ci guadagniamo. Cioè, quindi, che comunità europea è una grande barzelletta. Noi, io sono dell'idea, uno mi ha chiesto, ma tu, cioè, arrivato a quello che si apprende oggi, ma tu cosa faresti? Io mi leverei, la prima cosa che farei, mi leverei dall'Europa, subito, quindi basta più migranti, basta più niente con nessuno, io mi chiudo, le faccio le mie quattro mura, faccio come la Svizzera, si chiude in sé forever, a cavoli suoi sempre, tanto siamo una nazione fortissima, perché l'Italia è un paese bellissimo, io ho sempre detto, l'Italia, il 50% della popolazione, ha già il posto di lavoro. Guardate, le montagne più belle del mondo, abbiamo il mare più bello del mondo, la cucina, la storia, l'agricoltura. L'Italia non si può dire l'Italia ha i disoccupati, perché sono stronzate, perché poi abbiamo appena parlato della Leonardo, un'azienda, ma una stratosferica, parliamo Ferrari, Lamborghini, i grandi nomi sono italiani, i grandi nomi sono aziende italiane, quindi per l'ennesima volta dico, volete la mia idea? Ci dobbiamo staccare dall'Europa, facci i cazzi nostri, scusate, mi è uscita così, però va detta, facciamoci i cazzi nostri, andiamo via alla grande, andiamo via, poi vuoi venire a visitare le bellezze dell'Italia? Paga. Come fanno gli altri stati? Paga. Altro che devo tenere l'Arena di Verona, uno passa, te la visiti, bello, vai a vedere. E poi io vado a Washington per vedere una firma e ti chiedono $5. Una firma su un foglio. Ma questo qui è il trattato. Ma non me ne frega niente, tu vai all'Arena, vai al Colosseo, io ti faccio vedere la storia. L'Italia ha la storia. Non una firma su una pergamena. Ma dove? Ma stiamo scherzando? Devono finirla di entrare, pisciarci in casa e poi se ne vanno. Questo dobbiamo smettere di fare. Dargli il permesso a chiunque viene e di pisciarci in casa. E finisco qua. Parliamo di calcio. Parliamo di quello dilettantistico. Due cose che... è successa una cosa bellissima. Allora, sabato pomeriggio gioco una partita a Cassina dei Pecchi.
un bel paesotto, dove ha questa società, ha veramente un buon bacino di giocatori. Infatti, hanno le squadre doppie, cioè hanno due squadre di 2009, due squadre di 2010 e così via, no? Perché hanno veramente un bacino enorme. Allora io sabato pomeriggio vado a giocare, sul calendario mi dice dobbiamo incontrare la squadra B. Squadra B, 0 punti, credo 71 gol presi, fatti 3, 2 o 3, una roba del genere. Comunque è una squadra che, vabbè, io non dico che vado là, vado come si dice, scialla, no, io vado sempre, perché la cosa più sbagliata da fare cos'è? Andare a incontrare l'avversario e già dire, prima che il direttore di gara fischi, ho vinto la partita. No, perché sono quelle batoste che uno prende, perché se arrivi in campo senza testa. Comunque inizia questa partita, ma io dopo un minuto, no, vedo le loro due punte alte, piazzate, velocità, gli esterni che andavano veramente forte. Ma dico, ma io guardo il mio secondo e gli dico, guarda, ascolta, cioè, per me c'è qualcosa che non va. Ho detto, per me c'è qualcosa che non va. Questa, ha detto, non è una squadra B. È impossibile, infatti fa mister, ma sa che ha ragione. Cioè, io vedendo come gioca, io dico che è impossibile una squadra che ha preso 70 gol. È impossibile, no? Beh, comunque, finisce il primo tempo e, tranquilli, perdo 1-0. Ci sta, una bella azione. Ho difeso tanto, diciamo che i miei difensori hanno lavorato tanto, quindi dovevo alla fine dovevo aggiustare il centrocampo e modificare un attimino i ragazzi che mi giocano in avanti. Questo l'ho fatto, inizio il secondo tempo, faccio il mio cambio la tecnica, cambio la tattica di gioco, muovo quattro pedine, come si dice, e beh, la partita alla fine porta a casa 2-1. Finisce la partita, saluto come va fatto, rispetto per gli avversari, stringo la mano al direttore di gara, un giovane direttore di gara, bravissimo, forse era la seconda o la terza partita che arbitrava, col tutor che ci aveva avvisato, ovviamente. Infatti io proprio su questo argomento ho detto, quando strinsi la mano al direttore di gara, ho detto, mi togli una curiosità, mi dà una risposta, ma si è divertito. Lo metto, sì, oggi trovare persone come voi, cioè sia voi che i vostri avversari, cioè te la fanno venire la voglia di stare in un campo, arbitrare, ma abbiamo trovato certi ignoranti, così ha detto, abbiamo trovato certi ignoranti. Beh, comunque, torniamo alla partita. Sugli spalti, dopo di noi, c'era un'altra partita, giocavano come di regola gioco la Juniores, e l'allenatore della Juniores dei Cassini Becchi lo conosco. Mentre io entravo negli spogliatoi, lui usciva, ma guardate, mi ha detto, però un bello stronzetto. Ha detto, beh, bello stronzetto il cavolo. Ha detto, ma togliami una curiosità, ma questa non è la squadra B? Fa no, perché? Mi fa, la squadra B ha 0 punti e la società gli dà fastidio a vedere una squadra a 0 punti. E allora mi fa, già dall'altra partita iniziate a mischiare l'A con la B, detto, però oggi ha voluto mettere in campo tutta la squadra A. Fa, quindi te la sei giocata contro la squadra A. Ha detto, no, me la sono vinta la partita con la squadra A. Quindi ho detto, i complimenti ai miei ragazzi li faccio doppi, perché è giusto che sia così. Beh, comunque, questa è stata la... Nella giornata di domenica mi chiama il mio secondo e mi dice, mister, guarda, ho scaricato la foto da un sito, si chiama Tutto Campo, e sono andato a vedere la foto della squadra A e della squadra B. Infatti mi fa, guardi, questo qua era il numero 9, il portiere della squadra A, il terzino è della squadra A. Beh, vedevo, no? Beh, comunque è stato confermato, uno, che sono stronzetti, porta a casa le partite, perché non ho dato neanche questa volta la possibilità a Cassina dei Becchi di fare i tre punti, ma neanche uno, me la sono vinta e basta. I complimenti vanno per i miei ragazzi, perché li ho strigliati bene bene tra il primo e il secondo tempo, e hanno avuto due grandi capacità: uno, di ribaltare il risultato.
risultato e due, come si dice, entrare in campo proprio con la voglia di portare a casa la partita, di conquistare i tre punti. Quindi va ennesimo bel lavoro fatto dalla squadra. Siamo un bel dream team, come dico io, siamo un bel dream team. Vabbè, comunque, tanto, ma alla fine non ho fatto giocare tutti, è una partita, come si dice in gergo, tirata, non ho potuto far giocare tutti e quindi le lamentele arrivano, ma sinceramente lo dico, devo tutelare tutti quei ragazzi che veramente si danno da fare, sono cresciuti in una maniera pazzesca, perché mi ricordo il primo allenamento fatto con loro, vedo oggi, hanno fatto una crescita, cioè hanno colmato tutti i gap che avevano. Sono riuscito con questa squadra, da com'era, com'è, cioè a colmarli quasi tutti i gap. Quindi, però ovviamente non riesco, non hanno tutta la mia rosa colmato questi gap, però quei 7-8 ragazzi li hanno colmati. E quindi è stato veramente un lavoro duro, ho dovuto fare, però vedete, è un lavoro a lungo termine, è un lavoro che fai a lungo termine, perché se vuoi i risultati e avere tutte le domeniche, non dico tutte le, sempre il risultato positivo, ci sono tanti modi, però alla fine cosa fai? Non fai crescere il giocatore, cresce solo che cosa? La tua posizione in classifica, ma non è questo il mio obiettivo è far crescere i ragazzi, e qui ci stiamo riuscendo, e anche alla grande. E adesso passiamo al calcio professionistico. Va visto la partita, le due partite dell'Italia, ne parlo sommariamente, una con l'Inghilterra, cosa da brividi, l'Italia brutta, non mi è piaciuta in tutti i sensi, né prima né secondo tempo, alcuni giocatori non so perché vanno in campo. Questo è il mio resoconto della prima partita. La seconda, anche perché parlo così? Perché non l'ho vista interamente, l'ho vista a spezzettoni, l'ho vista così. Però dicevo, è impossibile, cavoli, non riusciamo a reagire. Cioè, contro l'Inghilterra non riusciamo a reagire. Vabbè, è formato da buoni elementi, grandi nomi, puoi dirmi quello che vuoi. Però non credo che questi sono i commenti, sai, fatti alla mattina, prendere il caffè, hai visto quello lì, hai visto qua. Ma scusa, ma perché Tonali e Barella fanno schifo? Verratti e Damiano. O Donnarumma, ma perché andiamo sempre a elogiare lo straniero? Guarda, noi dobbiamo mettere i nostri attaccanti con i loro. Forse va bene, loro. Ma noi quanti ne abbiamo? Ma chi? Io, è questo che tante volte mi dà fastidio. Andiamo a elogiare sempre gli altri. Gli altri sono sempre più bravi. E io a me Tonella, ciao Tonali, Barella, ma a chi li, ma io non li cambio con nessuno, io non li cambio con nessuno, non cambio con nessuno. Un Acerbi bravissimo, ieri ho visto Gnonto, questo ragazzo qua di colore è entrato, parlo della partita con Malta Italia, no? Mi è dispiaciuto e si è fatto male, ma vedete come aggrediva l'avversario, lo saltava, lo puntava, e poi ragiona, sa sempre dove mettere la palla, come metterla, dove metterla, se è una palla morbida, una palla tesa, una palla a giro, cioè sa sempre, ragiona sempre passo passo. Questo che mi ha fatto veramente tanto piacere vedere, questo ragazzo Gnonto, ma è veramente una cosa bella, bravo. Vabbè, poi parliamo di questo attaccante che ha trovato Mancini. Qua c'è da elogiare il lavoro che sta facendo Mancini. Nuovamente, tra il difensore che ho visto che giocava col Malta, difensore centrale, e questo ragazzo qua che ha fatto l'esordio con l'Inghilterra, ennesimo, mi ha fatto piacere vederli. Parliamo del difensore, bravissimo. Buono negli anticipi, buona velocità di gamba, possesso ce lo fa, ruba i tempi all'avversario, quindi va sugli anticipi, come detto, in marcatura, non da spazi, è veramente bravo veramente. E poi parliamo dell'attaccante, ecco, l'attaccante, quello che mi è piaciuto in Malta, cioè visto nella partita col Malta, è che il Malta lo raddoppiava la marcatura. Però fateci caso,
ad ogni volta che arrivava la palla lui riusciva a smarcarsi, coprire la biglia e darla via. Non è semplice. E infatti, perché lo dico, bravo veramente a questo giovane ragazzo, non gioca neanche in un campionato europeo, non gioca in Sud America, quindi è un calcio diverso, è un calcio diverso il calcio sudamericano. Non vengono a dire no, ma tanto no, un attaccante gioca in Sud America, ha certe movenze, ha certe cose, ha certe tempistiche di gioco, quando in Europa è un calcio completamente diverso. Quindi anche sto ragazzo si è adattato al gioco, veramente una cosa, bravo veramente, ma perché io non ho altre parole, perché bravo forse è poco, bravo è dir poco. Beh, mi è piaciuto, ma elogio di nuovo il lavoro fatto da Mancini e dal suo staff di aver nuovamente ritrovato nuovi giocatori e anche bravi, giovani, con voglia. Ovvio, mi ha fatto debuttare questo giovane ragazzo col Malta, però diciamo il lavoro che sta svolgendo nuovamente è un lavoro bello. L'unica cosa è non si deve fermare, perché tutti gli anni saltano fuori buoni giocatori, tutti gli anni escono dalle nostre fucine buoni giocatori. Per quello dico, cosa faresti in Italia? Io mi dispiace, ma Serie A, Serie B, io darei 70-30, 70 calciatori, 70% formato da calciatori italiani, 30% da calciatori virgolettato stranieri, che siano extra, che siano comunitari, però farei sempre 70-30. Perché? Perché se no il nostro calcio non lo valorizziamo più. Se continuiamo a dare agio a bravi e giovani giocatori stranieri, ma nelle nostre fucine cosa ce ne facciamo? Perché spendiamo tanti miliardi nel settore giovanile se poi non lo sfruttiamo? Perché dalle primavere non saltano mai fuori i giocatori per le prime squadre? Fatemi solo sta domanda. Io sono in Serie A, giusto? Ho la mia, facciamo caso, Milan, una buona squadra della primavera. Perché non saltano fuori i giocatori della primavera del Milan che vanno poi in prima squadra e devo andare sempre a acquisire all'estero? Acquisisco giocatori dall'estero. Oh, da parte mia a me fa piacere, a parte quello, visto che il mio hobby è quello e di Maurizio pure, però io dico, perché devo andare a prendere giocatori se ho le mie fucine? Le primavere dovrebbero essere fatte giocatori italiani, lì ancora stringo 80-20, se non 90-10, 11 giocatori in campo, ok, 10 italiani, uno straniero, 9-2, arrivo su 9-2, ma 9 devono essere italiani, 9 devono essere italiani, non dico italiani nel senso italiani, ma può essere un ragazzo di colore che è nato in Italia, per me è italiano, io non sono razzista, assolutamente, ma può essere di colore, può essere cinese, a me non mi interessa, sei italiano? Sei nato in Italia? Per me sei italiano, pignonto, sì, sarà un ragazzo di colore, ma io lo adoro sto ragazzo, sto bagai qua, ma quanto è bravo, perché di colore, allora Balotelli non lo è, cioè abbiamo visto una Francia che è praticamente un bianco, non c'era tra un po', non c'era, non tutti i ragazzi di colore, perché non sono francesi, è la stessa cosa che dico io, perché non siamo italiani, e allora sono italiani, è giusto che giocano per l'Italia. A parte questo discorso, fatto male Gnonto, entra Emerson, i primi 4 palloni li ha persi tutti, non ha fatto un stop che sia uno stop, ma io dico, ma porca miseria, ma puoi fare uno stop che sia uno stop? Non mi è piaciuto solo un'indicazione, quando è andata a recupero, che è partita una ripartenza di Malta, lui è riuscito ad andare a recuperare diciamo il portatore di palla che andava verso il nostro Donnarumma. Lì mi è piaciuto, il resto assolutamente niente. Su questa Italia cosa dico? Alla fine tiro una riga e cosa dico? Una bella Italia, buon il lavoro di Mancini, però è ancora un'Italia che ha bisogno, non siamo ancora competitivi, tante azioni viste in Inghilterra, tante azioni viste nella partita con Malta identiche, però c'è solo un problema, che con l'Inghilterra ci prendevano sempre miglia, con l'Inghilterra fateci caso,
ci prendevano sempre miglia, perché facevi la stessa azione che hai fatto col Malta contro l'Inghilterra, ma queste erano pertiche di 1,80-1,90, quelle di Malta erano più bassi, quindi la palla riuscivamo a spizzicarla di testa o a fare il colpo di testa. Però la stessa azione fatta con l'Inghilterra non siamo andati mai andati avanti. L'Italia contro l'Inghilterra ha fatto un bel gioco quando giocavamo palla a terra. Due tocchi palla a terra, l'Italia ha dimostrato di essere una grande squadra. Forse è lì ancora il concetto che ancora deve, per quello dico, è l'Italia non è ancora pronta, c'è ancora da mischiare le carte, da sistemare il giocatore giusto nella posizione giusta, perché incontrare squadre gli europei non siamo ancora pronti, alcune squadre non siamo ancora pronte ad affrontare. Quindi ripeto, grande lavoro di Mancini, perché sta scovando altri nuovi e giovani ragazzi, continui pure, perché è una grande cosa che fa ed è anche veramente una cosa difficile da fare, perché il CT della nazionale non è il CT normale, questo cioè Mancini fa un lavoro completamente diverso, dice l'allenatore della nazionale, perché non è l'allenatore della... no, sono due ruoli diversi. Mancini non ha il rapporto giornaliero con il calciatore, Mancini se lo ritrova lì due giorni prima da una partita, magari tre mesi che non lo vedeva, e dopo ci fa magari due partite insieme. Sì, però dopo c'è un distacco tra giocatore e mister, tra giocatore e CT, di magari due mesi, tre mesi, se non si vedono sporadicamente, se non va Mancini a vedere qualche partita o va... non so neanche se credo che possa andare a vederlo in allenamento, perché lo dico, è un lavoro completamente diverso. Poi mettiamo caso, è una cosa che si parlava così al bar a colazione, allora Mancini porta un giocatore della Roma e uno della Lazio, ok, si ritrovano a campo d'allenamento il lunedì, metti caso che la domenica hanno giocato Roma-Lazio il derby, come ti arrivano i giocatori? Immagino agguerriti uno contro l'altro, se ne sono appena date, cioè, quindi vedete anche il lavoro dove sta del CT della nazionale. Non dico che non li porti, però deve lavorare subito a fare una cosa che, come te li ritrovi se nel spogliatoio che non si guardano in faccia, e che nazionale è che non si guardano in faccia, quindi vedete, è un lavoro completamente diverso. Vabbè, comunque, per oggi mi fermo qui. L'incazzatura me la sono presa, perché ciò che vedo, ciò che leggo e ciò che fanno mi fa solamente incazzare. Però, vi ripeto, non lo so, Dio denaro comanda sempre su tutti, e questa è la cosa più schifosa che c'è. Termino qua. Buona giornata a tutti, da parte mia e da tutti quei bravi ragazzi che compongono Radio Carlo. Buona giornata a tutti. I will run, I will climb, I will soar, I'm undefeated, oh. Jumping out of my skin, pull the cord, yeah, I believe it, oh.